sto seguendo. Ho mosso due volte nella coda. Vedi, uno e due. Teoricamente non dovrebbe essere andato. Una bella ricciola! Mi aveva dato già un paio di morsi su un'esca siliconica, adesso è tornata e si è fatta vedere. Adesso la liberiamo. Questo ovviamente è un pesce che diventa molto più grande, quindi va rilasciato. Siamo riusciti a fregare questa ricciola che ha sferrato il primo, il secondo e il terzo attacco. Il terzo le è stato fatale. Questa testimonianza che il silicone comunque permette al pesce di sentire la consistenza molle e continuare ad attaccare senza desistere.